La fine del lungo tour di presentazioni del libro Pane Politica, la rampa di lancio verso le elezioni europee pedalando da Fano a Roma. Punto d'arrivo e ripartenza politica del sindaco di Pesaro Matteo Ricci che si sono condensati venerdì sera nella maxi cena popolare tenutasi nel quartiere fieristico di Campanara alla presenza di oltre 1600 commensali. Tanti cittadini su 47 tavolate, ma anche 300 esponenti del PD regionale a sostegno del primo cittadino pesarese verso le europee. Davvero questo affetto mi riempie d'orgoglio, di soddisfazione, perché poi la politica è piena anche di tante cose che a volte ti fanno star male, ma quando poi le persone ti abbracciano così, tutte anche le arrabbiature, le fatiche passano in secondo piano e emerge il grande amore per questa terra e il grande amore per la politica che ho. Il viaggio che continua ha confermato la mia disponibilità a candidarmi alle elezioni europee, adesso aspettiamo la definizione delle liste nelle prossime settimane. E lo voglio fare per dare forza all'Italia centrale, che ha un grande valore per tenere unito il paese, che rischia tantissimo con l'autonomia differenziata. Lo vorrei fare perché in Europa passano gran parte delle opportunità per la nostra terra, per il nostro paese, e anche perché è spinto da tutte queste persone che vogliono avere una rappresentanza in Europa. Quindi sono a disposizione, so che sarà molto dura, è una sfida difficile, però noi le cose facili le lasciamo agli altri. E quindi siamo pronti a pedalare a testa alta, come abbiamo deciso di fare dal 19 di aprile. Attraverseremo l'Italia centrale in 5 giorni fino a Roma, e questo sarà un viaggio che metterà al centro i vari temi che ho accennato, quello della sostenibilità, della lotta all'autonomia differenziata, ma anche quello della sovranità, del sovranismo da sconfiggere, perché noi abbiamo bisogno di un'Europa più federale e più forte, altrimenti nei prossimi anni non conteremo nulla. Non sono mancate le frecciate agli avversari politici, a cominciare dalla giunta Acquaroli, nel giorno delle dimissioni della dottoressa Nadia Storti da direttrice dell'azienda sanitaria pesarese. Si è dimessa, poveretta, perché non sapeva che fare, non ci sono indirizzi, non si sa che cosa fare, cosa devono fare i singoli ospedali, non ci sono risorse per la sanità territoriale. È la dimostrazione che la sanità marchigiana è nel caos. Non solo è peggiorata negli ultimi 3 anni e mezzo, perché sono aumentate le liste d'attesa e è aumentata la mobilità passiva, ma anche dal punto di vista organizzativo davvero non sanno che pesci pigliare. Siamo molto preoccupati, e anche per questo credo che occorra costruire alla svelta un'alternativa, una vera riscossa. Fra presente e ipotetico futuro dell'amministrazione pesarese, presente il candidato sindaco Andrea Biancani, pienamente sostenuto dallo stesso Ricci. Uniti all'interno del PD, uniti nella coalizione, e quindi credo che ci siano tutte le condizioni per vincere. Poi Biancani è un candidato popolare, conosce a menadito le questioni della città, è un ottimo amministratore, sta facendo un'ottima campagna, e io quindi penso che qua le cose andranno bene. La destra pensava qua di, come dire, espugnare l'ultimo fortino, invece qua batterà il muso e da Pesaro partirà la riscossa per le Marche.